Salve a tutti amici di Hashtag Sicilia e benvenuti ad una nuova puntata della nostra rubrica L'intervista. Come potete vedere, oggi siamo in compagnia del commissario del Corecom, Aldo Mantinio. Grazie di essere con noi. Grazie per l'invito e soprattutto che sia una trasmissione utile da questo punto di vista per quel poco che potremmo riuscire magari a fare. Perfetto, e appunto noi specifichiamo che stiamo andando a fare questa intervista anche e soprattutto per chiarificare a beneficio degli organi di informazione, ma ovviamente soprattutto anche per i cittadini, quali siano le linee guida corrette da seguire e da portare avanti da parte degli organi di informazione per seguire in maniera corretta quelle che saranno le prossime elezioni amministrative che tutti sappiamo sono fissate per il 28 e 29 maggio. Quindi io direi intanto di partire da qui e chiedere al nostro ospite appunto di spiegarci cos'è il Corecom Sicilia, di cosa si occupa. Il Corecom Sicilia è un organismo funzionale dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni che ha una competenza ovviamente sul territorio siciliano, così come gli altri analoghi Corecom hanno competenze nelle rispettive regioni. Siamo un organismo che ha delle competenze in particolare per quello che riguarda il settore dell'informazione e della comunicazione sul settore radio-televisivo locale. Questa è una competenza che si espleta attraverso numerose segmenti operativi. Per quello che qui può rilevare maggiormente, noi ci occupiamo in particolare di sorvegliare, di vegliare sul rispetto di quel complesso di regole, norme e regolamenti che consentono il mantenimento di una equilibrata e plurale informazione in periodo soprattutto elettorale. È quello che tutti conosciamo come par condicio. Esatto, e appunto parlando di queste regole a cui lei ha fatto cenno, possiamo vedere sul sito ufficiale del Corecom che appunto c'è una sorta di guida che aiuti anche a far capire quella che è la differenza fra un'informazione fatta davvero in maniera corretta e un'informazione, diciamo così, meno adeguata. Se può descriverci in linea generale quali possono essere queste linee guida e soprattutto questa differenziazione. Ma partiamo intanto da una considerazione, la faccio soprattutto da giornalista quale sono, prima ancora che da commissario del Corecom. L'esigenza di avere un'informazione equilibrata, corretta, veritiera, accurata, verificata è un'esigenza non soltanto dei giornalisti, è un obbligo preciso dei giornalisti, ma è un'esigenza della comunità, della collettività. Tanto più avremo un sistema dell'informazione maturo e capace anche di raccontare, pur in quelle che sono i fisiologici e naturali momenti di tensione e di conflittualità che caratterizzano ad esempio una campagna elettorale. Quindi più questo racconto sarà fatto dal sistema dell'informazione nel suo complesso in maniera equilibrata, tanto più ne avremo un vantaggio tutti. Noi come Corecom non abbiamo né voglia di essere considerati dei censori né dei vigili urbani né dei controllori. Ci sono però tutta una serie di regole e di norme che vanno rispettate. Noi siamo chiamati, laddove possibile, in quanto siamo anche un organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e della stessa giunta regionale per tutto ciò che riguarda le materie di competenza della comunicazione, anche a svolgere un'attività appunto di consulenza. E poi siamo in questo periodo elettorale, perché questo è previsto direttamente anche tra i compiti del Corecom, una sorta di elemento cerniera, cuscinetto. Un po' cerchiamo di dare dei chiarimenti sia al sistema dell'informazione, ripeto, soprattutto al sistema dell'informazione radio-televisivo locale, ma anche alle forze politiche. Per cui la prima cosa che noi dobbiamo immaginare, che dobbiamo pensare di fare, abbiamo provato a farlo con questo vademecum, che come diceva lei, si scarica semplicemente appena si entra sul sito corecomsicilia.it, c'è un pop-up, compare questo vademecum e chi vuole lo può scaricare. E dentro ci sono delle regole, delle istruzioni per l'uso che valgono non soltanto per gli operatori professionali della comunicazione, ma anche per chiunque voglia sapere se quel prodotto che in quel momento viene dato in televisione, sto parlando di prodotti ovviamente di comunicazione e di informazione, siano aderenti alle regole, sia corretto, sia pertinente oppure no. Questo è lo spirito con cui abbiamo deciso
di fornire, sono soltanto una decina di pagine, nulla di più, alcuni elementi fondamentali. Puoi Provando ad spiegarci entrare, magari quali sono appunto quelli salienti? Ovviamente ci rendiamo conto che 10 pur nella pagine sono brevità, difficili da ovviamente, riassumere. ci mancherebbe altro. Dico, allora diciamo che dal punto di vista di quelle che sono, chiamiamole le pubblicità elettorali, che adesso intanto dobbiamo considerare che sino al 3 maggio, quando cioè ancora le candidature non sono state definite, la normativa consente di fare determinate cose, dal 3 maggio in avanti ne consente delle altre. Noi ci spostiamo al periodo che va dal 3 maggio in avanti e ad esempio per quanto riguarda la pubblicità, i famosi messaggi elettorali che arrivano sul sistema radiotelevisivo locale, ci sono due grandi famiglie. Da una parte ci sono i MAG, che sono i messaggi autogestiti gratuiti, e dall'altra parte i MAP, i messaggi autogestiti a pagamento. I messaggi autogestiti gratuiti, siccome ne è previsto a fronte della loro messa in onda, la possibilità di ottenere un rimborso da parte dello Stato per quelle emittenti radiotelevisive che abbiano dato disponibilità a trasmetterli, è chiaro che ci sono tutta una serie di vincoli. Ad esempio, non possono essere interrotti da altri programmi, né possono interrompere altri programmi, devono stare all'interno di determinati contenitori e questi contenitori devono essere dislocati nell'arco delle 24 ore della programmazione secondo un criterio rigido che è definito proprio dalle norme che si trova anche sul nostro vademecum. Altra cosa sono i MAP, i messaggi autogestiti a pagamento, che sono invece un po' delle pubblicità, degli spot elettorali. Sono sempre, devono avere una durata non determinata, così come nel caso dei MAG, che per esempio vanno da 30 a 90 secondi nel caso del messaggio radiofonico, da 1 a 3 minuti nel caso del messaggio televisivo. Non hanno questo stesso tipo di segmentazione. I MAP possono avere anche una durata più ampia, però devono avere questa durata che sia assolutamente commisurata al programma che viene esposto. Ad esempio, non può essere considerato MAP, un messaggio autogestito a pagamento, una intervista. I messaggi autogestiti a pagamento presuppongono che ci sia in video il soggetto, ad esempio un candidato sindaco, che espliciti il proprio programma elettorale. E E allora invece, in appunto, questo parlando caso, di interviste vere e proprie, quali sono i consigli migliori che si possono dare? beh, da questo punto di vista ci sono due grandi famiglie che possono essere praticate. Da una parte ci sono i programmi di comunicazione politica. I programmi di comunicazione politica, ad esempio, sono le tribune elettorali. Allora a quel punto bisogna individuare determinati step, coinvolgere la pluralità dei soggetti. Ad esempio, se ci sono 12 candidati a sindaco in una realtà territoriale, bisogna avere l'invito per 12 persone, bisogna stabilire un medesimo tempo di intervento per ciascuno e, ad esempio, se uno dei candidati invitati non dovesse poi partecipare, bisogna darne notizia che era stato invitato e poi non ha partecipato, e quel tempo che era stato destinato a lui non viene redistribuito sugli altri, ma viene semplicemente sottratto. E soprattutto la partecipazione a questi programmi, a queste tribune elettorali, è gratuita. Non possono esistere formule a pagamento in questo caso. Altra cosa sono invece i programmi di informazione, come ad esempio i notiziari televisivi, che è chiaro terranno pur sempre conto del fatto che ci sia una competizione elettorale in corso, ma ad esempio non dovranno mai trascurare di tutelare il pluralismo. Per cui ecco che allora, nella rappresentazione stessa dello sviluppo, ad esempio, di una campagna elettorale, bisogna guardare con la medesima attenzione in termini di tempo, in termini di collocamento in fasce orarie, a quello che è il complesso delle forze e dei movimenti che sono in campo. Questa attenzione la si può avere non soltanto nell'arco del medesimo prodotto, ma anche in un arco più ampio. Per cui, ad esempio, uno può focalizzare la propria attenzione su determinate forze
in un dato segmento di programmazione e quelle forze che ne sono rimaste escluse avranno la stessa analoga attenzione per tempo, per visibilità, per fascia oraria in una giornata successiva. Sì, Questa è penso la cosa sarà che quello che ovviamente. noi andremo a fare nelle prossime settimane perché abbiamo intervistato i candidati sindaci della nostra città e andremo a mettere a sere alterne le loro interviste, però trattate ovviamente in maniera identica, quindi con lo stesso minutaggio, le stesse domande e diciamo le stesse possibilità. È chiaro che anche poi tutto quanto questo meccanismo è un meccanismo che viene messo in piedi, ripeto, per il sistema radiotelevisivo. Nel caso, ad esempio, vostro, di un giornale sostanzialmente che ha anche una proiezione video, e allora poi ecco che anche le stesse competenze del Corecom vanno volta per volta individuate in relazione al prodotto che viene fatto, perché normalmente il sistema radiotelevisivo su cui noi abbiamo competenza è quello che abbia una programmazione a palinsesto. E quindi, se questa programmazione a palinsesto, quindi questo programma da tal ora a quest'altra ora, quest'altra rubrica da quest'ora a quest'altra ora, non si dovesse ritrovare, allora man mano bisogna andare a vedere concretamente da che punto di vista, in quale segmento possa essere possibile prevedere l'attività di monitoraggio da parte del Corecom. Rimane però a monte di tutto una regola d'oro fondamentale per tutti, che è quella dell'equilibrio e del buonsenso. L'abbiamo detto in apertura, ci conviene ribadirlo probabilmente adesso. Avere una buona informazione, un'informazione equilibrata, è un'esigenza ed è un obbligo nei confronti della collettività. E siamo tutti noi la collettività, quindi noi al tempo stesso siamo autori, protagonisti, ma anche fruitori di questo modo di fare informazione. Per cui deve essere un'esigenza che non dobbiamo mai dimenticare ed è quella che ci deve guidare sempre. Nel caso di una campagna elettorale, una testata giornalistica, in qualsiasi modo declini la propria attività, fa certamente un buon lavoro se informa, informa in maniera equilibrata. E questo è il motivo per cui mi sento di dire che la competizione elettorale rappresenta una sorta di grande esame di maturità volta per volta per il nostro sistema dell'informazione. Perfetto, allora noi siamo in chiusura del nostro appuntamento, come è consuetudine non chiudiamo mai le nostre trasmissioni, ma diamo sempre all'ospite un minuto per precisare un concetto o lanciare un messaggio, quindi anche in questo caso lei ha un minuto. Per quanto riguarda il mio messaggio finale, io dico che se scaricate questa nostra brochure, questo nostro piccolo vademecum dal sito corecomsicilia.it, alla fine vi imbatterete in due paginette dove abbiamo riassunto in 10 parole chiave, in 10 concetti chiave, tutta la normativa sulla par condicio. Richiamo soltanto un elemento che mi sembra molto importante. Sin da quando sono stati indetti i comizi elettorali, quindi dal 29 marzo stesso, in capo alle amministrazioni pubbliche, quindi alle strutture di comunicazione di amministrazioni pubbliche, vige il divieto di effettuare attività di comunicazione, a meno che questo non abbia carattere di indispensabilità e di impersonalità. Quindi voi pensate quanta importanza venga annessa all'equilibrio, per evitare ovviamente di attribuire delle posizioni di indebito vantaggio magari a un candidato uscente che ovviamente avrebbe anche un'esposizione mediatica differente. E a questo punto mi piace anche ricordare che proprio in questi giorni, insieme all'Ordine dei giornalisti di Sicilia, sono state messe a punto e si trovano sul sito odgsicilia.it delle FAQ, delle risposte a domande frequenti, che proprio vogliono essere un aiuto per i giornalisti per capire come gestire le tematiche della comunicazione e c'è spazio per tutti, anche per il caso in cui ci sia un giornalista che sia candidato. Cosa deve fare? Come si deve comportare? Cosa può fare il giornalista che abbia scelto di curare l'ufficio stampa di un candidato? Continua a lavorare per la sua struttura oppure deve prudentemente mettersi da parte? Questo è un altro sforzo che abbiamo prodotto insieme noi del Corecom, insieme all'Ordine dei giornalisti, ed è un ulteriore elemento, speriamo, di chiarezza. Perfetto, grazie mille signor Mantino, grazie a voi per averci seguito e arrivederci a una prossima puntata.